Grazie. Chiaramente dopo due presentazioni così importanti quello che resta da dire è veramente poco, però c'è una parte che deve essere sottolineata e che è l'impegno di questa amministrazione a restituire parte della città ai cittadini e ai turisti. Roma è una città non solo dei romani, ma una città del mondo, una capitale del mondo, e ha un centro storico che è riconosciuto patrimonio dall'UNESCO. Noi dobbiamo tutelarlo, preservarlo, ma restituirlo alla città e alle persone. E solamente attraverso questa restituzione, solamente attraverso la possibilità di rivivere questi luoghi, le persone possono rendersi conto di quanto il nostro passato sia importante per il presente e per il futuro. Tra l'altro la restituzione e l'esistenza di questa passerella, che è completamente aperta ai disabili, consente di restituirlo in maniera integrale a tutti. Questa sicuramente è la direzione nella quale dobbiamo andare. La città deve diventare una città accessibile a tutti, e quindi questo è un altro tassello che viene messo, diciamo, in quella direzione. Ci tengo a ringraziare profondamente la sovrintendenza, che per anni ha lavorato alla restituzione e al recupero di questi luoghi. Ci tengo anche a ringraziare il sovrintendente, ha già anticipato l'iniziativa che ci sarà il 3 dicembre, quindi l'apertura esclusiva ai disabili per la giornata internazionale per la disabilità. Ci tengo a ringraziare le associazioni che hanno collaborato e che sono la Fondazione Santa Lucia, la Fondazione Dognocchi, l'Associazione ULDM Lazio, l'Associazione AVO Roma, l'Unità Spinale del CTO e l'API di Roma. Credo che la collaborazione in questa direzione sia la chiave per poter restituire, per poter dare un'impronta anche rapida a una nuova città, a un nuovo senso di città veramente aperto a tutti e inclusiva. Grazie.